Raggio del Porto, Legambiente appoggia l'azione della magistratura, si faccia chiarezza sugli ultimi mesi. Piazza Verdi ancora polemica sulle corsie degli autobus, l'amministrazione intende spostare le corriere in Viale Italia. Integrazione sui banchi di scuola, ha firmato stamani un protocollo d'intesa Sarzana per un percorso dedicato ai minori stranieri. Treni per le Cinque Terre, il parco, cittadini uniti ma le amministrazioni locali non hanno saputo far fronte comune. Dannazione e redenzione, grande successo ieri sera alla Di Alma per lo spettacolo di De Summa in replica questa sera. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Apriamo il nostro telegiornale con la vicenda del dragaggio del porto della Spezia. Legambiente esprime soddisfazione e ribadisce il suo appoggio all'azione della magistratura in un incontro che vuole fare chiarezza sul percorso di questi ultimi mesi di osservazione sui dragaggi, svolto questa mattina presso il distro alla Spezia con gli interventi di Stefano Sarti, rappresentante di Legambiente per la provincia della Spezia, Paolo Varrella, membro dell'associazione e mitilicoltore, Valentina Antonini, avvocato di Legambiente e Marco Grondacci, consulente di diritto ambientale. Per noi c'erano Emanuela Cavallo e Davide Morina. Il sequestro dell'area in cui si stanno svolgendo le attività presso il Molo Fornelli consolida la posizione dell'associazione ambientalista di garante di fronte alle operazioni irregolari dal punto di vista ambientale. La lettura degli atti e la testimonianza di filmati prodotti dai mitilicoltori, oltre alla moria dei muscoli dello scorso anno, sono stati alcuni degli elementi dell'esposto depositato da Legambiente a giugno 2015, che ha mosso le operazioni di verifica e dunque gli accertamenti che hanno portato al sequestro da parte della Procura. La nostra è una battaglia storica, quella del dragaggio, perché già dai primi anni 2000 avevamo chiesto che ci fosse una procedura di dragaggio ben definita, che si facessero delle operazioni non legate solamente, diciamo, alla rimozione dei fanghi attraverso la benna, ma utilizzando anche altre metodiche. Nel porto di Livorno si usava per esempio il prelievo con benna idraulica, quindi non con benna meccanica. C'è sempre stato risposto che non era così, o meglio, tante volte non ci è stato manco proprio risposto niente, e oggi vediamo che queste attività svolte in questa maniera, in violazione delle prescrizioni e con questa metodologia, hanno dato purtroppo questi risultati, su cui c'è l'accertamento della magistratura e che naturalmente dovrà arrivare poi a una conclusione. La procura ha proceduto sulla base di ispezioni della Capitaneria e della Forestale, considerando che i lavori al molo si sono svolti violando le prescrizioni previste dell'appalto per il contenimento dei fanghi, provocando la fuoriuscita di un sedimento consistente e un danno significativo al tratto di mare circostante. La vicenda della Spezia diventa un caso di prima applicazione dell'articolo 452 bis della legge sugli ecoreati. Le navi continueranno a circolare ma le draghe devono fermarsi. Il Golfo dei Poeti sconta un antico inquinamento secondo la caratterizzazione svolta nel progetto preliminare dell'ICRAM del 2005. Il fondale vede infatti la presenza di livelli inquinanti significativi tra i quali l'arsenico, il cadmio, il piombo, gli idrocarburi policiclici e gli idrocarburi pesanti. Le panne, se utilizzate correttamente, consentono un'adeguata blindatura, ma quando non vengono ancorate al fondo per risparmiare tempo e denaro, iniziano a sbandierare lasciando passare l'acqua intorpidita. Nell'esposto redatto da Marco Grondacci, presentato da Legambiente, si mette in rilievo come non siano stati rispettati i piani di bonifica stabiliti dagli atti approvati dalle conferenze dei servizi, a cominciare dal progetto preliminare per la parte a mare redatto da ICRAM. Se uno si legge questi documenti ha la sensazione che non avessero le idee chiare neanche gli enti preposti a controllare tutta questa attività, e questo dimostra, come anche in altre vicende, insomma, che in questa città, ripeto, al di là delle responsabilità, della malafede o buona fede che non sta a me valutare, c'è una gestione delle istruttorie che portano alle decisioni poco trasparente, non sempre legata alle buone pratiche che invece nei vari settori, in questo caso nel dragaggio, ci sono, diciamo, a livello anche internazionale. E questo secondo me dovrebbe essere l'elemento di riflessione per tutti. Legambiente si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto e dichiara di proseguire ad interessarsi sulla questione. Una vittoria? Il risultato di fronte alla constatazione di queste vicende è sempre amaro. Il prezzo in fondo lo pagano i cittadini.
Il provvedimento di sequestro del cantiere di dragaggio del porto della Spezia conferma i limiti sia tecnici che amministrativi presenti nell'attività di dragaggio, così Francesco Battistini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che prosegue: pensiamo che questi limiti abbiano origine dal non corretto svolgimento dell'istruttoria, si sarebbe dovuta svolgere un'adeguata valutazione sulle tecniche di dragaggio più adeguate, il mancato svolgimento dell'istruttoria ha di fatto creato i presupposti per le potenziali violazioni e per le criticità che stanno emergendo, come peraltro confermano platealmente gli stessi rappresentanti istituzionali nei vari verbali delle riunioni tecniche. Ancora una volta, conclude, è dovuta intervenire la magistratura perché la vecchia politica ha rinunciato a svolgere quel ruolo di controllo e di indirizzo che la legge gli riconosce e che il cittadino pretende. Piazza Verdi, separate le zone di passaggio dei mezzi pubblici da quelle pedonali, per ora in maniera provvisoria, in seguito con strutture definitive e esteticamente accettabili. È quanto sta facendo il Comune della Spezia per ovviare alle problematiche sorte all'indomani dell'apertura delle nuove corsie dei bus proprio in Piazza Verdi. Nelle intenzioni dell'amministrazione lo spostamento dei mezzi extraurbani su viale Italia. Intanto per la metà del mese è attesa la sentenza del TAR che determinerà il da farsi per quel che riguarda la parte centrale della piazza. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Che bus e pedoni a Piazza Ultimata debbano necessariamente convivere è un dato di fatto. È lo scenario che si prospetta per la nuova Piazza Verdi a pochi giorni dalla definitiva chiusura alle auto private. Resta solo da capire come tutto ciò potrà avvenire, superando problemi di sicurezza ma anche esigenze di natura estetica, perché le barriere posizionate davanti alle scuole per impedire ai ragazzi di finire in mezzo alle corsie dei bus sono davvero brutte. In attesa dei parapedonali definitivi abbiamo recintato con queste transenne provvisorie tutti gli spazi di collegamento tra la piazza e la corsia, collegamento che invece sarà garantito una volta finita la piazza con degli attraversamenti pedonali. E se poi gli autobus salgono sullo scalino abbassato, che sembra essere per lo più un marciapiede, per l'assessore il problema non sussiste. Beh no, non è marciapiede, è una corsia carrabile, è la corsia dei bus. Separare le zone di passaggio dei mezzi pubblici da quelle pedonali. Sembra essere questa la mission impossible dell'amministrazione, ma anche qui Mori rassicura. Tanto i ragazzi sono in sicurezza perché abbiamo un marciapiede più largo di 1,50 m rispetto a come era prima, cioè il marciapiede della piazza oggi rispetto al vecchio marciapiedino rosso, insomma con le mattonelline rosse, è più largo di 1,50 m. Nelle intenzioni del comune limitare il transito ai mezzi pubblici, privilegiando comunque i filobus che entro gennaio dovrebbero essere incrementati anche nel numero con l'entrata in funzione della nuova linea filoviaria. La piazza, per essere funzionale, deve avere sì certamente il mezzo pubblico che la attraversa, ma bisogna filtrarlo e spostare su Viale Italia tutti i mezzi che non sono urbani, cioè l'extraurbano. Il 17 di questo mese è prevista la sentenza del TAR che, indicando quale dovrà essere l'assetto definitivo della piazza, dovrebbe consentire l'avviamento del completamento della parte centrale. Il progetto purtroppo è stato stravolto nel suo cronoprogramma. Spero che insomma, entro l'estate la piazza possa essere terminata. Una piazza che sarà una piazza innovativa, una piazza che porterà Spezia in un contesto europeo, perché molte realtà italiane sono realtà promiscue, dove i bus, gli autobus, i mezzi pubblici entrano nelle aree pedonali. E a questo proposito la FIT CISL della Spezia interviene per rimarcare di non mettere in discussione il progetto di Piazza Verdi, ma di richiamare attenzione al nodo sicurezza, in particolare per il transito dei bus. Per questo è necessario transennare per tutta la lunghezza la piazza, lasciando aperti solamente i varchi pedonali, dice Marco Moretti, segretario generale FIT CISL. Queste zone vanno presidiate dalla Polizia Municipale, soprattutto durante gli orari scolastici. Inoltre bisogna chiudere in via temporanea
temporanea fino a termine lavori la pista ciclabile. Conclude Fausto Bruni, coordinatore autoferrotranvieri, bisogna tutelare il diritto dei cittadini alla mobilità consentendo al trasporto pubblico di operare anche nel centro cittadino, coprendo le esigenze in particolare di anziani e disabili, garantendo però la sicurezza dei lavoratori. A Sarzana è stato firmato questa mattina un protocollo d'intesa per l'integrazione, un'integrazione sempre più efficace a partire dal mondo della scuola. Vediamo. Un protocollo per l'accompagnamento degli alunni stranieri iscritti alla scuola dell'obbligo italiana, perché l'integrazione passa prima di tutto attraverso i banchi scolastici. È in classe che si forma ogni cittadino, è lì che intreccia i primi rapporti sociali con i suoi compagni e con gli insegnanti, confrontandosi con doveri e con le proprie aspirazioni. A Sarzana è stato firmato questa mattina il protocollo d'intesa per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri tra il distretto sociosanitario 19 e le scuole della Val di Magra. La sigla del sindaco Alessio Cavarra e dell'assessore all'immigrazione Beatrice Casini, i quali hanno sottolineato come l'amministrazione stia lavorando per facilitare l'integrazione dei cittadini stranieri come vero antidoto all'integralismo. Centrale in questo senso la mediazione linguistica culturale. Il progetto viene applicato per la prima volta a partire dalla scuola dell'obbligo. I risultati raggiunti in 10 anni di lavoro hanno consentito l'inserimento e l'integrazione di 320 tra bambini e ragazzi, per lo più di origini marocchine, senegalesi e albanesi, molte le richieste dalla comunità cinese. Il protocollo sottoscritto prevede criteri che vanno dalla definizione delle pratiche condivise tra le scuole in tema di accoglienza, all'inserimento degli alunni dal punto di vista organizzativo e amministrativo, al sostegno dei neo arrivati nella fase di adattamento, fino alla creazione di un clima di accoglienza e di attenzione. A valutare le segnalazioni provenienti dai singoli plessi scolastici sarà la commissione composta da docenti provenienti dalle scuole della Vallata e coordinata da un docente e da un assistente sociale. Maxi operazione di controllo e prevenzione dei reati organizzata ieri sera dalla Questura della Spezia in centro città e nei pressi del casello autostradale di Santo Stefano Magra, con posti di blocco e personale anche in borghese. Un servizio pianificato dalla Questura spezzina con il reparto di prevenzione crimine della Liguria e la squadra volante. Ben 115 le persone identificate e 47 i veicoli controllati dagli agenti della Polizia di Stato. Ieri alle ore 18 inoltre una pattuglia della polizia in via 24 Maggio alla Spezia ha rischiato di impattare contro un'auto condotta da un ragazzo sarzanese di 30 anni che era al volante ma guidava con una sola mano mentre contemporaneamente era al cellulare. Inoltre il giovane non aveva indossato la cintura di sicurezza, è stato immediatamente fermato e naturalmente sanzionato. Nella trattativa svoltasi ieri a Genova sul trasporto ferroviario nelle Cinque Terre, il Parco Nazionale e i comuni delle Cinque Terre hanno portato avanti le stesse richieste, ma su tavoli separati. Tale volontà di dividere le voci istituzionali, afferma il presidente del Parco Vittorio Alessandro, ha indebolito il fronte delle richieste comuni. I residenti si sono trovati uniti e le istituzioni del territorio divise. Chi ha voluto che si arrivasse a tale frammentazione, nonostante la costante iniziativa unitaria e pacata dell'ente parco, si è assunto una grave responsabilità. L'esito dell'incontro di ieri è stato segnato dalla decisione di fissare il biglietto del nuovo servizio ferroviario a 4 euro per la corsa singola e a 10 euro è la tariffa giornaliera per la 5 Terre Card. La trattativa con Trenitalia, conclude il presidente del parco, ha offerto margini di condivisa assunzione di impegni. Domani l'ente parco trasmetterà a Trenitalia il proprio prospetto di previsioni economiche. La tutela dei 50 posti di lavoro a rischio della Lericimare non si fa certo privilegiando un unico interlocutore sindacale e con isolate iniziative. Serve un confronto collegiale tra tutti i sindacati, le società private ed il comune. Così Matteo Bellegoni, segretario della Camera del Lavoro, e Luca Comiti, segretario provinciale Filcams CGL della Spezia,
che intervengono sul tema dello scioglimento della società partecipata da parte del Comune. È una vicenda delicata e complessa, sottolineano i due dirigenti sindacali, ed è necessario avviare da subito un incontro tra Comune, imprese coinvolte e sindacati al fine di delineare dei percorsi reali di tutela occupazionale e di rilancio di servizi essenziali per un comprensorio ad alta vocazione turistica. Celebrato alla Madonna del Carmine di Sarzana il consueto pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese, partita dalla chiesa parrocchiale di San Francesco, la processione attraverso le vie cittadine recitando il rosario ha raggiunto la chiesa del Carmine, dove il vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica. Vediamo. Nonostante la leggera pioggia e l'annuncio dell'allerta meteo diramato dalla regione Liguria, i fedeli non hanno rinunciato al pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese, portando nelle intenzioni di preghiera la richiesta di nuove vocazioni per la nostra chiesa. Ad accogliere i fedeli nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Sarzana il parroco Don Renzo Cortese, che assieme al vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti hanno introdotto con una riflessione la recita del rosario. Con le luci dell'alba ancora offuscate dalla persistente nuvolosità, la processione si è snodata per le vie cittadine, attraversando via Paci, via Torrione San Francesco, piazza Matteotti e poi per via Gori ha raggiunto la chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine, dove il vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica concelebrando con diversi sacerdoti diocesani. Nell'omelia, la misericordia di Dio raggiungibile dall'uomo come messaggio speciale nell'anno giubilare. Perché abbiamo visto come la misericordia non sia semplicemente un sentimento, sia pur grande, ma diventi nella concretezza la stessa presenza del Figlio di Dio in mezzo a noi nella nostra umanità. Dunque una misericordia udibile, toccabile, presente e soprattutto accessibile nel modo umano della misericordia. Dio non ci parla di una misericordia irraggiungibile, ma porta il cuore del Padre attraverso l'umanità del Cristo dentro la nostra stessa esistenza. Dunque ci permette di toccare, o meglio, ci permette di essere toccati dalla misericordia. Poi il richiamo al Vangelo delle nozze di Cana, che ben si ricollega al bisogno di misericordia per l'uomo come ulteriore spunto di riflessione. Senza la misericordia di Dio non siamo mediocri, siamo perduti, è diverso. Se fosse semplicemente il fatto che senza la misericordia sono mediocre, posso anche accontentarmi di quello che sono. Ma se senza la misericordia sono perduto, allora non posso accontentarmi di quello che sono. Ho bisogno della misericordia di Dio. E allora Maria a Cana ci ricorda proprio di questo. Abbiamo bisogno, perché senza il suo intervento l'acqua rimane acqua, non diventa vino. E il banchetto di nozze si ferma. Invece siamo chiamati ad andare avanti, ad accogliere con generosità questa misericordia che il Padre pone dentro le nostre mani. Al termine della messa, prima della benedizione finale, il ringraziamento del parroco Don Gilberto Caceres, che ha invitato i fedeli al consueto momento conviviale. E domani, domenica 10 gennaio alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via 20 Settembre a La Spezia, il maestro Ferruccio Bartoletti terrà un concerto d'organo con musiche di Bach. L'ingresso è libero. E come ogni sabato diamo uno sguardo alla pagina Spezia 7 dedicata alla nostra diocesi e che sarà in edicola domani con il quotidiano cattolico Avvenire. Vediamo. La pagina spezzina di Avvenire apre con la tenda della pace fatta a Pamigliarina. 24 ore di preghiera e di adorazione a cura dei giovani di Azione Cattolica. L'iniziativa, che si concluderà alla presenza del Vescovo,
avrà come traccia le riflessioni del messaggio di Papa Francesco per il 1° gennaio scorso: vinci l'indifferenza, conquista la pace. L'appuntamento è venerdì prossimo alle 17:30. A centropagina, bontà, premiati volontari del carcere. Mercoledì scorso, solennità dell'Epifania, il Vescovo ha consegnato in cattedrale alla Spezia il premio della bontà al gruppo dei volontari che da anni operano all'interno del carcere di Villa Andreini. E ancora, Aeropago, laboratorio per una scienza teologica. Una nuova rivista arricchisce la cultura in città. Una rivista di teologia che nasce, per così dire, sulle sponde del Golfo Spezzino. È il dono d'inizio anno che Antonio Postorino e Alessandro Biancalani, che ne sono i direttori, porgono alla cultura spezzina e che sarà presentato in forma ufficiale mercoledì pomeriggio alle 17 nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Niccolò V in via Malaspina 1. A fondo pagina, un'edizione digitale per l'antico codice Pelavicino. Importante convenzione tra il capitolo di Sarzana e la professoressa Enrica Salvatori dell'Università di Pisa. E ancora, il corso sull'adolescenza venerdì fa tappa a Sarzanello. Di adolescenti e di genitori si parla venerdì alle 20:30 nella parrocchia di Sarzanello in un incontro a cura dell'associazione La Famiglia e dal consultorio diocesano Itala Mela. L'incontro è aperto a tutti, in particolare a genitori, educatori, catechisti, ed è gratuito. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sulla pagina spezzina del quotidiano cattolico Avvenire. Da questo lunedì 11 gennaio il salone dell'ufficio anagrafe del Comune della Spezia resterà chiuso per lavori di ristrutturazione. La sede provvisoria sarà stabilita nel centro Allende e aprirà al pubblico da martedì 12 gennaio. Al centro Allende si trasferiranno anche gli sportelli al cittadino dedicati ai servizi educativi. In particolare si evidenzia l'apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali dal giorno 22 gennaio. Grande successo ieri sera al centro giovanile di Alma Ruggero per lo spettacolo Questa sera sono in vena, in replica anche questa sera. Sentiamo le interviste raccolte da Daniele Rabuazzo. Stasera sono in vena, una storia realmente caduta, autobiografica. Qual è il messaggio innanzitutto che vuoi trasmettere? Ma il messaggio che voglio trasmettere è insito nella storia, che è un senso di gratitudine rispetto al fatto di essermi ritrovato vivo comunque al di là di un'esperienza con una sostanza stupefacente come l'eroina. Negli anni 80 si rispondeva attraverso l'uso di sostanze come l'eroina, mentre negli anni 90 qualcuno ha preferito frequentare anoressia e bulimia, cioè il rapporto col cibo malato, oppure negli anni 2000 le pasticche. Quindi le forme con cui si esprime il disagio sono molteplici e variano da epoca a epoca. Storia di vita vissuta, ma storia anche localizzata, nel senso che te hai raccontato uno spaccato dell'Italia, la Puglia. Sì, ho raccontato la Puglia come spaccato solo perché è la cosa che conosco meglio e quindi riesco ad essere molto particolare. In realtà questa cosa che io ho vissuto in Puglia, che sembrava localizzata, è un'esperienza invece che è stata vissuta in tutta Italia. Cioè negli anni 80 in tutta Italia sono arrivate grandissime ondate di eroina e non è probabilmente casuale questo inondamento del mercato da parte di una sostanza stupefacente così potente come l'eroina. Hai fatto accenno anche alla Sacra Corona Unita. Sì, nel caso specifico in Puglia chi gestiva il mercato della droga era la Sacra Corona Unita, ma in tutta Italia veniva gestita da varie organizzazioni perché l'introito delle sostanze stupefacenti è paragonabile al PIL di una nazione intera come l'Italia o la Spagna. Ai giovani, quando c'è stato il dibattito in sala, hai detto che per te il cambio di tendenza, il cambio di vita è stato grazie a dei tanti no. La cosa che mi ha aiutato moltissimo sono stati i no, cioè le persone che mi hanno detto ti aiuto ma non ti aiuto a drogarti. Questo è stato un passaggio fondamentale.
Siamo allo sport. Mentre a Follo prosegue la preparazione delle Aquile in vista della gara di campionato contro il Bari, ha preso il via la vendita libera dei biglietti per la partita di Coppa Italia tra Spezia e Alessandria, con una corsa al botteghino che segna un'impennata nelle vendite, con ben 400 biglietti venduti in appena un'ora dall'apertura, quando mancano più di una settimana alla partita. Ad oggi sono ben oltre 4.000 italiani andati venduti per una partita destinata a rimanere nella storia, con una squadra di B e l'altra di Lega Pro a contendersi un posto per una semifinale di Coppa Italia. Alessandria intanto oggi ha pareggiato in casa 1-1 con il Padova e venerdì 15 alle 20 giocherà contro il Feralpisalò. Spezia e Alessandria conosceranno il loro avversario mercoledì 13 gennaio alle ore 21, quando a San Siro si giocherà Milan-Carpi. E c'è anche un po' di Spezia nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A. Carpi Udinese, terminato 2-1 per i padroni di casa. Ad andare in gol per gli emiliani sono stati due giocatori di Ortonovo e Castelnuovo. A segnare il gol del vantaggio per il Carpi è stato Lorenzo Pasciuti di Castelnuovo, mentre il momentaneo 2-0 lo ha realizzato Lorenzo Lollo, ex giocatore dello Spezia nato a Ortonovo. Con il gol di oggi Pasciuti è inoltre l'unico giocatore che ha segnato dalla Serie D alla Serie A con la solita squadra, prima di lui non c'era mai riuscito nessuno. La Fezzanese Calcio annuncia di aver espletato oggi le pratiche per il tesseramento con la formula del prestito dallo Spezia Calcio dell'attaccante Marco Cupini. Il giocatore, fuori quota classe 97, era in forza alla formazione primavera allenata da mister Fabio Gallo, con cui nella prima parte di stagione ha collezionato 3 presenze. Basket. Dopo la lunga pausa natalizia, lo Spezia Tarros riparte da Chiavari, dove domenica 10 gennaio affronterà l'Aurora. Riparte con un nuovo coach, Luca Martini, e ancora più determinata di prima. Non saranno del match Milos Delibasic, che si sta riprendendo da un infortunio, e Samuele Santoni a causa di uno stiramento. Appuntamento quindi al palazzetto dello sport Carrino. Domani alle ore 18 arbitrano Stefano Oro e Nicolò Metti di Genova. Prima di chiudere diamo uno sguardo al meteo per la giornata di domani, domenica 10 gennaio. Sarà una domenica caratterizzata da variabilità con ampie schiarite e addensamenti nuvolosi più consistenti nel Levante Ligure, dove si prevedono precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale di intensità in prevalenza moderata e con bassa probabilità di fenomeni forti. Deciso rinforzo del vento di libeccio e del moto ondoso con possibili mareggiate. Sulla costa avremo per tutta la giornata la possibilità di piogge, l'umidità sarà su valori alti, i venti da sud-ovest tra forti e di burrasca anche rafficati, il mare in deciso aumento fino agitato nel pomeriggio con possibili mareggiate da libeccio. La colonnina di Mercurio segnerà una minima di 13 e una massima di 16 gradi. È tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.